Eccoci con una nuova puntata di Polifemo, protagonista Confcommercio Taranto, protagonista la città di Taranto. Confcommercio Taranto è stata scelta da Confcommercio Nazionale, una delle quattro sedi, per il Roadshow 2018 e laboratorio su rigenerazione urbana. Dare forma ai fondi, partiamo dalle città. Questo è il titolo, quindi l'importanza dei fondi, soprattutto europei, la capacità di intercettare gli stessi, proprio per migliorare, per trasformare le città. Eccoci allora con vari interventi, varie relazioni di rappresentanti istituzionali dei comuni della provincia di Taranto, della provincia ionica, ma di tante altre realtà nazionali, rappresentanti locali di Confcommercio, rappresentanti nazionali, rappresentanti dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, e tanti tecnici. Insomma, i fondi strategici sono indispensabili per la crescita di un territorio, a maggior ragione se parliamo del territorio ionico che vive le note sofferenze. Ma si può uscire da queste sofferenze, si possono abbandonare queste sofferenze attraverso la capacità di ingegnarsi con i fondi europei. Siamo con il presidente di Confcommercio Taranto, il dottor Leonardo Giangrande. Partiamo da lui. Beh, Taranto ha avuto il privilegio, Confcommercio Taranto, di essere stata scelta appunto tra le varie realtà italiane delle varie Confcommercio proprio per il progetto Una delle Quattro, dare forma ai fondi, partiamo dalle città. Beh, certamente un motivo di soddisfazione, perché il nostro è un territorio in sofferenza ed è giusto così partire da Taranto, sfruttare questa realtà imprescindibile, lo sottolineerò tante volte, dei fondi per rilanciare la città, per rilanciare l'economia, per rilanciare le imprese, io dico con la forza dell'intelligenza, perché saper intercettare i fondi e soprattutto farne buon uso è la chiave di sopravvivenza e di vita, perché non dobbiamo limitarci solo alla sopravvivenza. Ma in effetti sì, quando ci siamo confrontati con il presidente Marchiori, che è il nostro delegato per i fondi strutturali a Bruxelles, noi abbiamo una delegazione di 6 persone che comunque segue fondi strutturali. Per noi è fondamentale, e questi 2 giorni diciamo, rispecchia la possibilità, opportunità di questa città attraverso la nostra interazione, perché vogliamo che Taranto, e non solo Taranto, anche la provincia e tutte le amministrazioni possano essere in grado di andare a reperire queste opportunità, perché sappiamo che i bilanci comunali oggi sono, hanno grandi difficoltà. Bisogna avere la capacità di... Il governo taglia i fondi ai comuni, quindi bisogna ingegnarci. Ingegnarci significa strutturarsi per andare a fare questa politica di programmazione, progettualità, perché è importante non pensare al fondo come un qualcosa da prendersi e finirla lì, ma darle progettualità, e noi oggi abbiamo voluto parlare di questo, ma abbiamo voluto parlare anche di un ragionamento sinergico sui distretti urbani del commercio, sul distretto turistico, quindi un volto nuovo a questa città, a questa provincia, che di opportunità ne ha tantissime. Sindaco, la necessità per le amministrazioni comunali in particolare di intercettare i fondi in un momento in cui ovviamente il governo taglia, bisogna, come dire, ricorrere per così dire ad una finanza creativa, ma una volta intercettati i fondi anche saperli indirizzare. È un po' il leitmotiv del convegno, dell'incontro di oggi. Beh sì, noi stiamo vivendo una fase molto confusa dell'azione politica generale, c'è una crisi di efficacia nell'indirizzo regionale, nazionale, gli enti locali devono fare buon viso a cattivo gioco e diventare bravi nella ricerca dei fondi. Quest'anno questa amministrazione è stata in grado di catturare e mettere a progetto, ne vedremo presto i frutti, fondi strategici per quasi 40 milioni che corrispondono a una cifra doppia del precedente intero settennato certificato dalla Regione Puglia. Non possiamo, come dire, attardarci in altre considerazioni.
considerazioni. Dobbiamo essere spediti, questi fondi poi metterli a disposizione delle esigenze della comunità, degli operatori. Io credo che questa città, dal punto di vista della diversificazione produttiva, se diventa ancora più brava nella programmazione sui fondi strategici, ecco, non ha da temere molto per il futuro, insomma. Si apre anche un fronte, quello del rapporto, per così dire, tra la tecnocrazia, tra i tecnici, il potere dei tecnici e il potere della politica, spesso in conflitto queste due realtà. Non dovrebbe essere così, però la storia delle varie realtà italiane lo dimostra. Ma guardi, direttore, un'esperienza che noi abbiamo fatto quest'anno è molto semplice da raccontare. Quando la politica difetta di visione, di indirizzo, di indirizzo soprattutto trasparente, costruttivo, è chiaro che la tecnocrazia, la burocrazia prende il sopravvento e tende ad imballare la macchina amministrativa. Dove la politica è autorevole, riesce ad avere idee chiare, a proporle seriamente agli operatori, al mercato, ai cittadini, tutto sommato, anche se con un po' di ritardi, ma si va avanti, si costruisce qualcosa. Grazie. Dare forma ai fondi, il tutto ovviamente in un contesto, nel contesto dei comuni, delle città. L'apporto che Confcommercio, l'organizzazione di categoria, vuol dare in questa che è una scelta obbligata, perché ormai solo con i fondi si può davvero risollevare una economia amministrativa boccheggiante in varie realtà cittadine italiane. Diciamo che questa negatività che ci portiamo addosso, specialmente qui al Mezzogiorno d'Italia, di non saper sfruttare al meglio i fondi comunitari, è un vecchio tema su cui Confcommercio naturalmente sta lavorando e ogni anno organizza questi roadshow in giri per l'Italia. In più qui ci abbiamo messo una prima giornata di lavoro che poi si collega anche all'accesso ai fondi, ma poi con i fondi bisogna farci qualcosa, che è quella di ragionare e di pensare a come le città, che è il nostro patrimonio, possono trovare nel commercio e nel turismo qualificati, sviluppati al meglio dei volani di crescita. Noi di questo siamo convinti da tanto tempo. La scelta di Taranto, che è una delle quattro città d'Italia dove questo roadshow si realizza, è proprio perché si vuole dare un aiuto, questo laboratorio, con esperienze di tutta Italia che vedremo tra stamattina e nel pomeriggio, perché la città si incammini davvero verso un'economia che vada al di là, che non superi totalmente forse, ma vada al di là dell'industria siderurgica e si proietti verso uno sviluppo che veda il commercio e il turismo come veramente cardini da cui non si può prescindere. Anche perché Taranto, grazie a Dio, non è solo la città dell'Ilva, Taranto e la sua provincia hanno potenzialità enormi, forse anche superiori queste potenzialità ad altre realtà italiane. Si tratta di trovare gli strumenti finanziari, appunto risalenti dai fondi, e però poi saperli, come dire, incanalare. Ecco, noi oggi qui abbiamo colleghi che vengono da Treviso, da Bergamo, da Genova, da Bologna. Ieri siamo stati insieme e ci hanno detto di aver trovato una città bellissima dal punto di vista naturale, però questa bellezza che la natura ci ha dato dobbiamo saperla interpretare, valorizzare e comunicare. Ecco, questi temi oggi saranno al centro di questa giornata di riflessione. Ripeto, stamattina parliamo di commercio, nel pomeriggio parleremo di turismo, quindi come una città come Taranto può trovare in questi segmenti uno spazio per la crescita. Eccoci ora con il professor Roberto Ravazzoni, professore di economia e gestione delle imprese presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Nel suo intervento lei ha parlato anche della necessità di strategie di marketing per i centri storici. Sì, strategie di marketing urbano che devono partire dalla, diciamo, presa di coscienza degli operatori che stanno nel centro storico del ruolo che ricoprono in una proposta che è molto articolata e anche per certi aspetti complessa, che è appunto quella di promuovere il centro storico come se fosse un unico prodotto e che è fatto di attività terziarie ma non solo. Quindi il punto di partenza per dare efficacia a un progetto di marketing urbano è quello
di avere una dimensione formativa iniziale che dia a tutti i soggetti coinvolti o a quelli che vogliono aderire a un progetto di consorzio per il centro storico la piena consapevolezza di quello che è il loro ruolo e del motivo per cui vengono fatte certe azioni. Naturalmente per gestire un centro storico come se fosse un centro commerciale naturale ci vuole un manager, un town center manager che definisce il calendario degli eventi e dice ai diversi soggetti coinvolti quello che devono o non devono fare in maniera molto coordinata e coesa tra loro. Lei in maniera molto plastica e incisiva nella sua relazione, nel suo intervento ha detto non bastano le luci di Natale, i lustrini per fare marketing, quello è solo un aspetto così esteriore, ma ci vuole ben altro. Ci vuole ben altro, ci vogliono anche quelle, forse sotto nel periodo natalizio ci vogliono anche altre iniziative che rinforzano e rendono più bello, esteticamente più gradevole il nostro centro storico. Ci vuole molto altro durante tutto l'anno, non tutti i giorni, ma la proliferazione di eventi potrebbe creare un effetto anche negativo, però bisogna pensare che la competizione tra luoghi articolati come i centri storici sta aumentando, quindi non ci sono solo i centri commerciali extraurbani che attirano molto, c'è l'online, c'è una rivoluzione digitale che avanza e quindi gli operatori del centro storico devono capire che soltanto collaborando tra loro riusciranno a competere nei prossimi anni. Anche perché nel centro storico le varie attività commerciali consentono un rapporto più forte, diretto, un'offerta quasi più personalizzata rispetto magari al quadro dei grandi, dei grossi centri commerciali in cui si assiste quasi a una spersonificazione, mi passi questa espressione, del rapporto azienda-cliente. Ma non vi è dubbio che le attività che sono ubicate nel centro storico hanno un vantaggio di partenza che è appunto quello del rapporto individuale con i propri clienti, ma c'è anche un'altra cosa, io spesso dico che bisogna pensare a un e-commerce di prossimità, gli operatori che stanno a Taranto hanno un vantaggio competitivo se si organizzano a configurare un e-commerce di prossimità, magari con l'inoltro dell'ordine non solo attraverso uno smartphone o il computer ma anche riscoprendo l'ordine telefonico e con delle consegne rapide fatte magari da una cooperativa di giovani che portano ad esempio alle persone di una certa età o che non vogliono spostarsi perché il tempo per alcuni è un fattore critico, portano la spesa a casa e quindi c'è molto da fare, soltanto però mettendo insieme le forze si possono pensare a delle soluzioni moderne come quella che ho appena detto. Michele Longo, sindaco di Alberobello, in rappresentanza dell'ANCI, lei si occupa, presiede il settore turismo, come recita appunto il titolo dell'incontro, della manifestazione, dare forma ai fondi, partiamo dalle città. E tutto è in funzione delle città, dei comuni, l'ANCI ha questo ruolo. La necessità di intervenire finanziariamente a misura, mi permetto di dire, dei vari comuni, delle varie esigenze. E questo è il ruolo delle amministrazioni comunali che però devono avere supporti a vari livelli, anche con, soprattutto proprio con le organizzazioni di categoria, con gli imprenditori protagonisti del territorio. Sì, certo, è assolutamente così, perché la maggiore attrattività della nostra Puglia sono proprio i centri storici e la quotidianità della nostra vita che rapisce, affascina chiunque venga qui. Abbiamo la fortuna di avere una grassissima percentuale di turisti stranieri che, ripeto, si innamorano della normalità della nostra vita, dei nostri sapori, dei nostri odori, della nostra luce. E i centri storici sono un po' quello che ci rappresenta. Quindi mi piace dire che la Regione Puglia ha bandito già più di una volta, adesso c'è in corso un bando davvero importante proprio perché venga data ai sindaci la possibilità di calibrare un recupero intelligente dei propri centri storici. Poi i sindaci devono anche essere quell'anello di congiunzione con gli operatori perché le cose si fanno sempre progressivamente
lentamente, si fanno insieme, si fanno con pazienza e si fanno anche in maniera capace, capace anche di correggere piano piano il tiro di quello che si sta facendo, ma restituire anima, restituire vivibilità ai nostri centri storici è sicuramente il segreto fondamentale, perché restituisce al turismo, che è la prima industria al mondo, al turismo pugliese la qualità, e se noi saremo in grado di lavorare sulla qualità il nostro turismo avrà lunga vita e potrà davvero essere ancora più fortunato, soprattutto per gli operatori turistici, i commercianti che con convinzione ma con grande sacrificio danno sicuramente un grandissimo contributo. Quando diciamo ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, beh, indubbiamente si comprende la necessità che i comuni siano anche, così, per così dire, aiutati dal governo, e quando gli aiuti governativi mancano bisogna ingegnarsi, e il ruolo strategico, fondamentale, indispensabile, imprescindibile di saper intercettare i fondi. Molti comuni, devo dire, a questo non pensano. Invece è un tesoro non nascosto ma presente, quello dei fondi, che bisogna saper valorizzare. Certo, assolutamente, è imprescindibile avere una competenza soprattutto di fondi europei. Purtroppo per l'evoluzione anche amministrativa che stiamo vivendo non tutti i comuni sono attrezzati per poter studiare, approfondire e accedere ai fondi europei. Per quanto riguarda il governo, noi siamo istituzionali, siamo fedeli, possiamo anche, come sta avvenendo in questo periodo, contestare dei tagli, ma soprattutto dei tagli che avevano creato delle aspettative, perché il governo precedente aveva finanziato molti progetti. Parliamo dei fondi per le periferie, i comuni si sono impegnati, però poi alla fine si trovano più indebitati di prima. Certo, certo, questo lo diciamo su larga scala. In Puglia abbiamo avuto la fortuna che la città di Bari ha organizzato il bando in una maniera per cui è risultato il primo in Italia e quindi non dovrebbe subire i tagli, però come ANCI siamo preoccupati soprattutto per chi non possiamo essere tranquilli per questo fatto, perché la nostra provincia di Bari ha visto salvi i finanziamenti, ma dobbiamo preoccuparci per tanti piccoli comuni o grandi città che avevano puntato su questi fondi, che erano fondi interessanti e davvero molto importanti dal punto di vista sociale. C'era soprattutto un fondo che andava a riqualificare le periferie. Secondo me ha fatto benissimo il presidente De Caro a formalizzare immediatamente la propria contestazione a questo nuovo atteggiamento, ma spero che il governo possa capire che davvero qualche emendamento che salvi le casse comunali, in buona sostanza. Esatto, mi dicono che il presidente Conte ha promesso che al termine della manovra finanziaria troverà come riabilitare questi fondi, che ripeto sono essenziali, non sono fondi per un sindaco, non sono fondi per un paese, sono fondi soprattutto per le comunità. Quindi è importante, quando si creano delle aspettative di recupero di una zona degradata che può far rivivere un'intera periferia, un intero quartiere, dispiace vedere che magari si dovrebbe vivere questa delusione. Io sono fiducioso, il presidente De Caro sa come muoversi, lo ha fatto subito, ci rappresenta tutti e siamo sicuri che anche il presidente Conte riuscirà a trovare una soluzione insieme a De Caro. Il dottor Massimo Prontera, presidente dell'Ordine degli Architetti di Taranto, gli interventi urbanistici nelle città, la capacità di intercettare e sfruttare i fondi europei, nazionali, ma soprattutto europei, la necessità di confrontarsi con gli ordini professionali. Sì, le città sono l'elemento indispensabile ormai per la crescita sociale. Tutte le città sono ormai, dal punto di vista internazionale, in competizione fra loro. È un dato ormai acclarato, è un dato ormai sul quale le più grandi città europee e mondiali
si confrontano quotidianamente. L'Italia ha una storia un po' diversa, è un po' indietro, ma perché ha una storia urbana un po' diversa. L'Italia è caratterizzata da forme urbane di poche città di grandi dimensioni, che all'estero sarebbero invece di media dimensione, e molte città medio-piccole. Questo chiaramente da un lato rende tutto più complesso nel campo della competitività internazionale, ma sicuramente una caratteristica e quindi un valore aggiunto che rende l'Italia un paese assolutamente unico nel suo genere. Le città fra di loro hanno necessità di trasformazione, lo abbiamo detto più volte. Noi come ordine professionale siamo pienamente impegnati, direttamente impegnati in questa politica di trasformazione con le amministrazioni locali della città capoluogo, ma anche delle altre città della provincia di Taranto. Siamo soggetti interlocutori attivi e quindi cerchiamo di dare il nostro contributo per quello che sono tutte le politiche di trasformazione delle città, perché dalla trasformazione positiva di un territorio, che può essere una trasformazione legata a un nuovo piano urbanistico piuttosto che a un piano di riqualificazione urbana del centro storico, piuttosto che un piano di rigenerazione delle periferie, chiaramente ne deriva una modificazione in senso positivo o negativo, chiaramente nel caso di progetti non perfettamente eseguiti, della qualità della vita generale. E siccome la qualità della vita generale si crea, si costruisce all'interno delle città, siamo tutti quanti impegnati per rendere le città un luogo migliore dove vivere e dove soprattutto non lasciare indietro nessuno. E allora, dare forma ai fondi, partiamo dalle città, e questo è il nostro filo conduttore. Tanti relatori abbiamo ascoltato, altrettanti ne sentiremo, ma ora qualche minuto per gli obblighi pubblicitari. Alberto Corti, responsabile nazionale settore turismo di Confcommercio. Beh, chiaramente questi fondi di cui stiamo parlando devono necessariamente avere una destinazione prioritaria, che è quella appunto del turismo. Il turismo, è scontato dirlo, è il volano dell'economia, soprattutto in certe aree depresse. Fare turismo però significa anche interloquire con gli enti locali, e questo rapporto tra enti locali e organizzazioni di categoria, enti locali e imprenditori insistenti sul territorio, è un rapporto da fortificare di giorno in giorno sempre più. È chiaro che si parte da quel presupposto, oltre alla centralità del turismo, però è un rapporto che in realtà è abbastanza virtuoso, nel senso che in diverse aree, e cito in particolare Taranto perché qua ci troviamo, dimostra che è naturale dialogare e progettare insieme tra operatori, istituzioni, mercati, domanda e quindi alla fine anche turisti. Credo in particolare che il percorso che sta facendo Taranto, anche basandosi sui fondi destinati al turismo in generale o a specifiche aree del turismo, vediamo il Museo Archeologico di Taranto per esempio, che ha fatto un positivo utilizzo di fondi e lo sta continuando a fare. Allora in questo caso vengono fuori proprio dei risultati positivi, ottimi, che non fanno che valorizzare una valenza turistica che la destinazione ha già di per sé. Si chiama destination management alla fine dei conti questo dialogo. Ecco, lei che ha il quadro, un po' il termometro sul quadro nazionale, in che modo gli enti locali e le organizzazioni di categorie riescono a sfruttare questa forza, questo strumento che è il turismo, facendo proprio una comparazione tra le realtà del nord e quelle del sud? Spesso ci sono due velocità diverse per vari fattori. Ma non è detto che in realtà le due velocità siano proprio così ripartite tra nord e sud. Sicuramente, ed è un paradosso, il nord e parte del centro Italia hanno realtà turistiche più sviluppate e paradossalmente anche con una stagionalità più lunga rispetto a quelle di molte parti del sud, che invece meteorologicamente parlando, climaticamente parlando, dovrebbero avere delle stagionalità più ampie. Quindi diciamo che ci sono casi virtuosi e casi non virtuosi. Ne cito diversi, da realtà grandi, ho visto questo discorso ben sviluppato negli anni a Palermo, l'ho visto ancora prima sviluppato in maniera
super positiva a Genova, una città che non aveva un'identità turistica fino alla fine degli anni, degli anni 80 e che poi ha scoperto di essere una città turistica e oggi vive ampiamente di turismo dopo le celebrazioni di Colombo. L'ho visto in realtà più piccole, paesi come Pitigliano in provincia di Grosseto, che hanno dato voce alla loro identità turistica. Ecco, l'importante è il mantenimento dei ruoli. C'è un ruolo pubblico, che è un ruolo di indirizzo, che magari viene fuori come un buon indirizzo se fatto dopo aver ascoltato anche gli operatori dei mercati, e c'è un ruolo privato che è quello del attuare anche tramite fondi, quindi in partnership con le autorità pubbliche, questi indirizzi, di monitorarlo e di commercializzare. Ecco, quando per esempio si comincia a fare confusione nel ruolo di commercializzazione, promozione e indirizzo, lì vengono fuori un po' di problemi. Bisogna che ciascuno faccia la sua parte, che ciascuno sa fare un pezzo di queste cose, non tutto. Puntare molto sulla destagionalizzazione. Prendo l'esempio, così per citare una realtà, quella di Cervia, quella di Milano Marittima. Certamente c'è il boom d'estate, ma durante il resto dell'anno magari si punta su convegni, in questo senso la destagionalizzazione. Un'idea che dovrebbe prendere piede in varie parti d'Italia, anche qui a Taranto, al sud, perché magari noi possiamo avere il mare, il sole, però poi ovviamente non possiamo vivere solo di 3 mesi di mare e di sole all'anno. Allora, strategicamente ampliare l'offerta turistica. Sì, anche perché il turismo per nostra fortuna è ampio ed ha diverse sfaccettature. Noi siamo abituati a pensare al turismo come al turista che magari sta sotto un ombrellone piuttosto che fare un'uscita in barca o andare a sciare da qualche parte. È turista colui che si muove per affari, per business, si chiama turismo d'affari. È turista colui che si muove per convegni, congressi. Attenzione, non solo la parte congressuale, tante volte si dice non abbiamo strutture congressuali e quindi qua i congressi non li possiamo fare. L'acronimo si chiama MAIS e dice Meeting, Incentive, Convention, i congressi ed events, quindi anche il panorama del cosiddetto congressuale in realtà è molto sfaccettato e a misure molto diverse, quindi insomma sono tanti tasti. Senza dimenticare, la cosa non è da poco, il turismo religioso, che non ha limiti temporali, perché i vari eventi religiosi in determinate città, in determinate realtà, coprono quasi tutto l'arco dell'anno, dalla Pasqua alle feste patronali, agli eventi natalizi, ad altre peculiarità proprio legate al sentimento religioso, al folklore e alle tradizioni. L'ha appena finito di dire lei, anche sul turismo religioso spesso si ha uno stereotipo sbagliato, chi identifica turismo religioso uguale pellegrinaggio. Esistono anche qua diversi elementi, c'è il pellegrinaggio, c'è il turismo a forte vocazione religiosa, c'è il turismo dello spirito, per esempio, che si svolge in aree che magari non hanno cattedrali o luoghi di culto particolari, ma dove c'è la storia di un santo, la storia comunque di un passato. Pensiamo al nord della Spagna, no? al percorso di Santiago, no? la via di Santiago che porta a Santiago di Compostela, e lì non è detto che chi la svolga, che chi fa questo percorso sta facendo un pellegrinaggio, sta facendo un percorso di spirito. Quindi anche su questo abbiamo tantissime sfaccettature da giocare e per fortuna in Italia e soprattutto nel sud Italia le abbiamo quasi tutte, di conseguenza bisogna sapere sfruttare. Per concludere la nostra chiacchierata, fare turismo ha la necessità assoluta, imprescindibile, delle infrastrutture, infrastrutturare il territorio, favorirne i collegamenti, proprio perché magari certe difficoltà di approdo in un territorio poi ne depauperano l'appeal turistico. E qui regioni e Stato devono intervenire. Faccio l'esempio nostro di Taranto, noi abbiamo l'Arlotta, l'aeroporto di Grottaglie che è chiuso, ma immaginate voi con un'Arlotta aperto ai voli civili e ai voli passeggeri, come sarebbe più facile collocare l'offerta Taranto in un quadro ben più ampio.
Sicuramente sì, la parte dei trasporti, delle cosiddette infrastrutture alla base dei fenomeni turistici è fondamentale, ma anche qua noi possiamo partire in una prima fase per dare dei segnali da qualcosa di più semplice, cioè per esempio dalla messa a sistema di ciò che al momento abbiamo. In questa fase, per esempio, nell'attesa dell'apertura o comunque di un progetto civile sull'aeroporto di Grottaglie, si potrebbe pensare meglio nell'immediato a un miglior collegamento fra gli aeroporti di Brindisi e di Bari con Taranto, per collegamento intendo un collegamento non solo frequente, ma che uno per esempio possa via internet o in qualche modo prenotarsi per navette varie. D'altronde, anche se vogliamo, a Milano c'è Orio al Serio che è Bergamo, eppure è uno dei tre aeroporti di Milano. È uno dei tre aeroporti di Milano, e se io prima di partire dalla mia città voglio essere certo poi di poter arrivare da Bergamo Orio al Serio a Milano Centro, posso farmi un biglietto online e quindi avere in mano già il mio titolo di viaggio con tutta sicurezza. Quindi la messa a sistema dell'esistente è comunque il primo passo per poi andare a richiedere in maniera ragionata anche le infrastrutture. La parte croceristica su Taranto, purtroppo abbiamo perso un po' un'occasione. I porti del sud del Mediterraneo sono stati chiusi per lungo tempo, le compagnie di crociera chiedevano nuove destinazioni, nuovi porti in Italia perché è la piattaforma sicura, non essere riusciti purtroppo, nonostante i grandi sforzi che sono stati fatti, a portare a Taranto un flusso croceristico di navi di piccole e medie dimensioni, non delle navi super grandi, è un peccato, e sono stati fatti grandi sforzi al riguardo, purtroppo non sempre le cose vengono bene, anche questo comunque fa parte della struttura e del modo di fare turismo. Alberto Marchiori, incaricato per le politiche dell'Unione Europea di Confcommercio Imprese per l'Italia. Beh, con lei parliamo ovviamente di fondi, è preziosa la sua presenza, perché i fondi dell'Unione Europea sono davvero lo strumento di salvezza per i vari territori. Quei fondi stanno lì, molte realtà addirittura non le conoscono, però una volta intercettati quei fondi bisogna saperli sfruttare. Sì, allora innanzitutto bisogna fare una premessa. L'Italia è forse fra gli ultimi paesi a livello europeo per l'utilizzo dei fondi comunitari. Non tanto i fondi Paul Ferser che vengono gestiti dalle regioni e che comunque in questo settennio ci vedono con un notevole ritardo, ma soprattutto per i bandi diretti. E di bandi diretti ce ne sono tanti, così come ci sono tanti finanziamenti. Poi bisogna dire che la nostra nazione, soprattutto per la parte che riguarda il Sud Italia, ha dei fondi straordinari per le cosiddette aree depresse che hanno bisogno di crescere e che ci vede ancora una volta perdere queste grandi opportunità. Noi oggi siamo qui in una regione che, come ho detto prima nel mio intervento, è la perla del Sud Italia. Ma pensate solo alla Sicilia, che ha 8 miliardi e mezzo di fondi a disposizione e l'anno scorso, durante il nostro roadshow, non aveva speso ancora un euro. Una regione con 5 miliardi e mezzo di debito, tanto per darvi un'idea. Allora il problema vero del nostro paese è quello prima di tutto di fare gli europei, cioè un paese come l'Italia, paese fondatore dell'Unione Europea, che ha scritto le regole ed è la prima che non sa probabilmente cosa ha scritto e non ha fatto nulla per far diventare gli italiani europei, sconta questo grave ritardo. Le ultime nazioni arrivate in Europa stanno utilizzando questi fondi alla grande. Noi come Commercio, da oltre 10 anni a questa parte, stiamo facendo uno sforzo immane per trasmettere queste potenzialità, per collaborare con le amministrazioni comunali per quanto riguarda la rigenerazione e per dare ai nostri l'opportunità di utilizzare, partendo dalla progettazione, questi fondi che l'Europa ci mette a disposizione. La responsabilità dunque delle classi politiche amministratrici dei territori,
perché molte volte certe incapacità poi diventano deleterie per i territori stessi. I comuni vanno in default, i comuni vanno sull'orlo del dissesto o ci precipitano proprio, e quando invece ci sono le risorse però magari non le si conosce. L'incapacità è un pericolo. Allora, sì, adesso è anche troppo facile scaricare tutte le responsabilità solo sulla politica. La politica ha grosse responsabilità, ma lei deve pensare anche alle rappresentanze, cioè le associazioni come la nostra che hanno un ruolo fondamentale e lo dico con grande rammarico, nulla fanno o poco fanno per contribuire alla crescita delle proprie imprese, dandogli la conoscenza degli strumenti, dandogli supporti sul territorio per utilizzare questi fondi. Questo per dire che non è solo colpa della politica, ognuno deve farsi carico delle proprie responsabilità. La confederazione di quale io faccio parte e che ho l'onore di rappresentare in Europa ha capito oltre 10 anni fa questo problema di creare una collegamento fra il territorio e Bruxelles, cosa che dovrebbero fare anche gli altri, perché se siamo solo noi a farlo sono pochi i risultati che portiamo a casa, e quindi c'è la necessità di capire anche che il nostro mondo non ha più bisogno solo di, come dire, questa appartenenza, l'appartenenza a questo distintivo che ogni associazione ha, ha bisogno della convenienza. Non si parla più di appartenenza e basta, ma di convenienza. Oggi fare associati, avere imprese associate significa dare loro delle opportunità di crescita, delle opportunità di investimento, soprattutto quelle che l'Europa ci mette a disposizione. O capiamo questo, oppure anche il ruolo delle associazioni va messo in discussione come il ruolo della politica. E cerchiamo di comprendere come anche i comuni, le realtà della provincia di Taranto cercano di ovviamente sfruttare queste risorse, questi fondi, e quindi i rapporti tra appunto i comuni, le organizzazioni di categoria, le esigenze del territorio, motivo per il quale ho qui al mio fianco Silvio Buttazzo, che è appunto l'assessore alle attività produttive del comune di Sava. La capacità, l'importanza di intercettare fondi per dare risposte alle realtà territoriali e agli imprenditori insistenti sul territorio. Sì, certo, oggi è molto importante fare sistema. Bisogna pensare ai distretti urbani come un contenitore del fare, dove la differenza la fanno i commercianti. Vero, sì, l'attività, noi amministratori possiamo dare l'input, no? Il progetto è veramente importante, perché amministratori, commercianti e commercio insieme a Confesercenti hanno creato una bella struttura dove poter lavorare. Però ripeto sempre che dobbiamo vedere i distretti urbani come un contenitore di idee, un contenitore del fare, dove la vera differenza la fanno ancora una volta i commercianti. Le città come fine ultimo, come destinatarie dei fondi. Siamo con la dottoressa Mimma Stano, assessore al marketing territoriale e al turismo del comune di Laterza. Una iniziativa, quella di oggi, per mettere insieme comuni, attività produttive, organizzazioni di categoria. Sì, ben vengano queste iniziative che ci fanno capire l'importanza delle sinergie che dobbiamo mettere in piedi tra i vari attori di uno sviluppo territoriale. Stamattina è stata una giornata proficua, perché c'è uno scambio di esperienze del vissuto di altre città che da anni praticano queste attività di coordinamento delle attività commerciali. Il comune di Laterza si è dotato da un anno
anno del DUC insieme alla Confcommercio, alla Confesercenti, e ha già prodotto i primi risultati con delle iniziative di carattere culturale, tipo il supporto alla Sagra dell'Arrosto e altre attività. A breve partiranno anche dei corsi di formazione per gli operatori, corsi di web, corsi di lingue, che sono veramente importanti per l'accoglienza, sulla quale, attraverso l'altro strumento del piano strategico di marketing e di turismo, stiamo lavorando da diversi anni. E quindi i due comparti, commercio e turismo, con le associazioni che fanno capo, che spingono queste attività, insomma, sono veramente proficui per lo sviluppo economico. Josep Eyarche, un nome altisonante per quanto riguarda il marketing, protagonista in ambito di marketing turistico della Catalogna e in varie parti d'Italia. Ora lei è qui a Taranto, col suo occhio tecnico e il suo occhio critico, da dove ripartire? Anzi, da dove partire? Perché poi occorre disegnare un territorio per renderlo appetibile dal punto di vista turistico. Beh, sì, noi abbiamo ancora l'abitudine di tentare di vendere il contenitore, quando oggi il mercato turistico è quello che richiede il contenuto. Allora, il ragionamento da iniziare a fare è: qual è il contenuto turistico di Taranto, qual è il prodotto turistico, qual è l'esperienza turistica che i clienti potranno, o i turisti potranno, avere sul mio territorio. Dobbiamo intendere che una destinazione, una città, in questo caso Taranto, o tutto il territorio circondato a Taranto, è fondamentalmente un contenitore con dei contenuti. Abbiamo di strutturare il contenuto per creare un prodotto sul quale andare sul mercato. Così, continuando il nostro discorso per allegoria, abbiamo individuato il contenitore, abbiamo individuato il contenuto, ora ci sono coloro i quali devono operare su questo contenitore, su questo contenitore, su questo contenuto. Abbiamo gli ingredienti, occorrono i cuochi, a livello di organizzazioni di categoria, a livello di organi politici. Beh, fondamentalmente il turismo non si può sviluppare se non è attraverso una logica di collaborazione chiara fra i diversi attori, pubblici e privati. E ovviamente ognuno deve avere un ruolo, ma deve esistere una visione condivisa e un progetto concreto e specifico per quanto riguarda lo sviluppo turistico. E diciamo che i cuochi devono mettersi in qualche maniera d'accordo per cucinare adeguatamente il piatto pertinente. La dottoressa Eva Degli Innocenti, direttore del Martà. Per far crescere Taranto, così come qualsiasi altra città, occorre un'azione coesa ed un'attività integrata. In questo senso l'incontro, il convegno di oggi, parliamo di fondi, e parliamo di questi fondi per dare forma, per informare, tra virgolette, le città, il territorio. Lei, nella sua azione da appunto direttore, da direttrice del Martà, ha avuto sempre una visione d'assieme, globale, un museo che non è una monade, ma dialoga con le realtà circostanti, interagisce con le realtà circostanti del territorio. Sì, sicuramente da archeologa, con una visione da archeologia globale, che debbo soprattutto ai miei grandi maestri, quindi un approccio all'archeologia come archeologia pubblica, che non significa solo di beni pubblici, ma di bene pubblico. Chiaramente sono stata da sempre formata all'idea che l'archeologia non sia soltanto una disciplina che studia i reperti e i siti, ma che deve contribuire allo sviluppo di un territorio, tanto più in Marta, che raccoglie collezioni con una diacronia ampia, che è un museo non di collezione ma di sito, chiaramente ha come missione fondamentale quella di diventare un vero motore di sviluppo, in primis socioculturale e poi turistico-economico per il territorio, quindi non una monada a sé stante ma un progetto di territorio. Termina qui la parte di Polifemo dedicata a dare forma ai fondi. Partiamo dalle città, questa iniziativa che ha visto
protagonista Confcommercio Taranto e Confcommercio Nazionale. Abbiamo cercato di far vedere come il nostro territorio, con strumenti intelligenti, giusti, quali appunto opportuni, quali fondi europei, può davvero risalire la china. E il convegno è stato particolarmente interessante perché c'è stato l'apporto di soggetti altamente qualificati, operatori di più settori a tutti i livelli, locali e nazionali. Ora gli obblighi pubblicitari e al rientro una nuova parte di Polifemo.